Non ha alcuna intenzione di coprirlo. Coprire chi? Vi starete chiedendo. Parliamo di suo marito, Guido Maria Brera, fortemente terrorizzato dal coronavirus. Il marito di indossa la mascherina in auto anche quando sta accanto alla moglie. Non la porta sotto al mento. Non ci pensa nemmeno. Nonostante, ricordiamo, i due siano indiscutibilmente congiunti. Per non parlare all'aperto, poi, Guido quando si accomoda al tavolino del bar insieme a lei, preferisce allontanarsi da tutti. Il suo intento è non avere persone accanto. È la stessa a raccontare tutto il siparietto nelle sue storie di Instagram. È proprio la conduttrice quarantenne ad inquadrare il marito in macchina, mentre mantiene ben salda la mascherina sul viso. Gli accarezza la testa sorridendo con amore. Poi lo riprende nuovamente mentre sono al bar, seduti ai tavolini fuori, all'aperto. Il loro tavolo è iperdistante da tutti gli altri. In un'altra galassia. Continua dopo le foto, quando lo riprende mentre sono al bar, seduti ai tavolini fuori, all'aperto, la Balivo spiega. Noi siamo quelli praticamente sulla strada, sottolinea la presentatrice, per stare lontani dalle persone. Mio marito che lavora, io che lo riprendo, tra un po' si incazza. La conduttrice scrive anche una didascalia, per fare capire il disagio del marito Guido ancora meglio. Lui si è allontanato sempre di più. Guido Maria Brera ha 51 anni e da quando è scoppiata la pandemia, vive super protetto. Era stata proprio a raccontare che il marito soffrisse di ipocondria, da quando è scoppiata la pandemia, vivo separata da mio marito, aveva raccontato all'intervista di Maurizio Costanzo. Continua dopo le foto, già nel periodo in cui lei era tornata in onda con Vieni da me, immediatamente dopo il lockdown, la coppia aveva deciso di vivere separata, dato che Guido Maria aveva paura di essere contagiato dal coronavirus. Separati fino alla fine del programma, più una settimana di quarantena. I figli piccoli stanno con la mamma, i figli grandi stanno con il padre. Si sospetta che la Balivo avrebbe addirittura abbandonato il programma Rai per evitare di fare stare il marito continuamente sotto pressione, ma rimane solo un sospetto dato che questo la presentatrice non l'ha mai ufficializzato.